Ciao, allora sono andata in edicola e ho trovato questi. Sì, della serie. Evviva la coerenza! Yeah. Ok, allora, evviva la coerenza perché ne ho presi quattro, li ho guardati dai buchini. Per vedere se riuscivo a capire che Tsum Tsum Squishy c'era. Spero di averli azzeccati tutti. Allora, io ho la coerenza perché come sapete, o come alcuni di voi sanno, a me gli Tsum Tsum non piacciono. Qui i peluche intendo. Però questi sono Squishy. Ma sono Tsum Tsum. Vabbè, insomma, avete capito, no? Cioè, sono troppo carini. Io li ho visti, come si dice, in alcuni video che hanno fatto su YouTube e ho detto no, ok, devo prenderli perché io ero convinta, a parte che c'era anche qua, come erano. Perché a tastarli paiono, vedete, no? Dei barilotti tipo, no? E quindi io ho pensato saranno tipo dei ovali e ci sarà stampigliata la faccia del così, no? Del Tsum Tsum. E invece no, e invece no. Vabbè, allora qua c'è la rivista Toys One Crazy della Sbabams, perché sì, sono. Io devo ancora capire però se sono fatti dalla Sbabam o perché sono della. Vedete? Doki Doki Squishy Sbabam. O se sono fatti dalla Disney, perché io ne avevo visti. Tema promotional. Perché io ne avevo visti alcuni di simili a questi al Disney Store. Vabbè, comunque non importa. Da quello che ho visto sono fatti bene. Qui c'è la rivista. Una luna un po' lunatica. C'è Elisabetta la rosa magica. Bello. I predatori della notte. Wow. Questi non so se li ho visti. Qua c'è, che carino, un drago. Qua alcuni giochi, eccetera. Ok. Ora, io dovrei aver preso. Vediamo. Ariel, Biancaneve, credo. Elsa e Anna, mi sembra. Però non mi ricordo se era anche Anna. Boh, adesso guardiamo. Perché sono stata lì tipo mezz'ora a spingere lo squishy qua sui buchini per capire. Perché non è che hanno fatto tipo un buchino, due buchini qui e due buchini qui, no? Ne hanno fatto uno qua sopra anche. E quindi per vedere la faccia diciamo, la parte della gonna o la parte di dietro, io ho dovuto tipo star lì a rigirarlo come una cretina. Vabbè, insomma, ci sono messo un bel po'. Per fortuna sono andata in un edicola dove vado anche a prendere tipo i vestiti di Barbie, quelli di Gioca con la moda e altre collezioni che prendo, quindi lui mi capisce. Che bello. Vabbè, comunque, la collezione è costituita da Topolino e Minnie, Chip e Chop, Paperino e Paperina, Pippo e Pluto, Elsa, Anna e Olaf di Frozen, Baymax, Mike, Ariel, i Bisi Bisi che sono quei peluscini che ci sono in Toy Story 3, Cenerentola, Ivy e Biancaneve. Bene, ok, ora apriamo, qui c'è l'apertura facilitata, vediamo, qui c'è del giallo. Aspetta, tiro fuori questo, vediamo chi è. Ah, Minnie. Bene.
Ho già sbagliato, fantastico. Beh, Minnie mi piace. Minnie, qui c'è la checklist. Qui c'è Minnie, eterna fidanzata di Topolino. È vero. Beh, oh, devo dire che sono fatti bene. Che carina. Qui è proprio la Minnie classica col suo fiocchettino. A pois, il vestitino a pois, qui c'è la codina che è in rilievo, che bello. Qua c'è le zampine davanti, sono bianche, poi le zampine dietro che sono nere perché rappresentano tipo i piedi praticamente. La facciotta che è fatta così con le ciglia, il nasino che anche questo è in rilievo, vedete? E le guanciotte rosa. E sentiamo un po' com'è. Wow. Cioè, tipo. Oh. Profumo? Profumo, il solito profumo di squishy classici. Ok. Altra bustina. Oh sì, grazie Ariel. Bene, la mia preferita. Ariel, qua dietro c'è la checklist. Potrei essere indipendente, è vero. Ah, è vero, i capelli rossi di Ariel sono rossi perché la Disney aveva realizzato un film con una sirena bionda intitolato Splash, una sirena Manhattan, che io me lo ricordavo. Ma poi io so anche che vedendo, avendo visto i contenuti speciali, che bella, cicciottella, i contenuti speciali li hanno fatti rossi perché comunque per gli effetti di luce sarebbe stato più facile per loro usare il rosso, perché è più facile fare le ombre, eccetera, sul rosso piuttosto che sul biondo, oltre che appunto per Splash, una sirena Manhattan, che è una specie di no, forse non è neanche una rivisitazione della sirenetta in chiave moderna, ma è un film carino. Vedete, sbabam, è Disney, ok. Il terzo è questo, eh? Cenerentola. Oh, perché? Ecco, questa qui invece pensavo che fosse Elsa, quindi non ho preso Elsa. Porca miseria, perché vedete? Ha il vestito azzurro, capelli biondi, e quindi io pensavo fosse Elsa. Vabbè, dovrò andare a cercarla di nuovo qua. È Super Slow Rising, mamma mia. Comunque dai, carina anche Ariel, qua c'ha la sua stellina, gli occhi fatti così, non ha la bocca. Vabbè, ha le guanciotte, così. E anche lei c'ha queste guanciotte, gli occhi azzurri, che sono stampati un po' più distanti, ma vabbè. Le sopracciglia, il cerchietto, la crocchia. Wow. Sì, beh, sono slow rise, sono fatti bene. Vabbè, Cenerentola, va bene. L'ultima, speriamo. Vediamo un po' chi è. Ah, Biancaneve, bene, ottimo. Era proprio quella che volevo. E dovrò andare a cercare Anna e Elsa. Che bella, a parte qua che hanno stampato male il nero perché si è un po' sbavato. Le guance sono viola perché, vabbè. Il fiocco rosso. Beh, devo dire che sono fatte veramente bene. Il vestitino giallo e azzurro con la cintura rossa. Che lei è. Super Slow Rising. Wow, cioè, profumo è sempre
squishy classici. Ok, quindi direi che dovrò cercare Elsa e Anna e basta. Sì, Elsa e Anna. Andrò alla ricerca di Elsa e Anna. Questa me la tengo comunque perché, vabbè, dai, non è male. Ok, anche Minnie. Forse cercherò anche Topolino, visto che. Ok, allora, alla prossima. Ciao ciao!